arrivo anche il video. Ho fatto l'allacciamento con l'acqua calda e l'acqua fredda. E Messori mi ha sempre detto: la più grande delusione biliardistica me l'hai data te, perché non avevamo mai vinto un campionato italiano, lui degli esposti, un gruppo formidabile, dopo Nardini. Ma non avevamo mai vinto Montanarino, quello piccolino, punto, bravissimo. Io, bam, filotto da una palla con la sponda, passando in mezzo a due linee. E Messori cosa ha fatto? Poi dopo una settimana lo vedo. Messori aveva una palla in mano e l'ha buttata nel caso al campo, non l'hanno più trovata. E Zanni che qui oggi ha giocato, un pugno in un tavolino, ha fatto un buco grande così. Sì, sì, quello che oggi ha castigato Diego. Ormai è già preistoria del biliardo. Ma sono queste le leggende. Io ho ancora anche il video. Io alla Wisp ho fatto un solo campionato italiano nella storia, l'ho vinto. Bene, bene, quindi ho il 100%. Sei imbattuto? Sono imbattuto. Sei imbattuto. Ragazzi, Valerio Albisi è questo. C'è il libro, ricordatevi, dal bar allo sport, che lui principalmente con l'aiuto chiaramente di un tecnico, un giornalista ovviamente, ha messo giù. Le idee sono sue, le parole sono sue. Avete visto il personaggio, è interessantissimo, interessantissimo. È stato un lavoro di equipe bellissimo e stiamo pensando anche ad altro, tipo un mezzo filmino con qualche gag fra i più grandi giocatori della storia. Sto cercando quelle persone che possono uno impersonare De Cet, uno impersonare Tassi Bruno il Leone, uno impersonare Carletto Braccio d'Oro che disse, andando a casa della ragazza, disse il suo futuro suocero che poi non è venuto: cosa fa lei nella vita? Io faccio sempre filotto. Ragazzi, questa segnatevela, eh? Segnatevela. Quindi quando il vostro futuro genero verrà a casa a chiedere la mano di vostra figlia, sinceratevi che non faccia sempre filotto di lavoro. Ciao a tutti, a presto. Qua è incredibile, è incredibile.